Ciao a tutte, eccomi qui a presentare un nuovo progetto. Questa volta vi voglio far vedere come faccio un top. Ho iniziato facendo prima le coppe, poi mi unisco e comincio il corpetto. Adesso questo non l'ho ancora finito, che come dico sempre, ogni tanto i lavori li finisco con voi. Allora, io qui ho eseguito una misura terza di reggiseno. Quindi adesso vediamo subito come si fa per fare questa coppa a triangolo. Uso il cotone fiocco e lavoro con l'uncinetto numero 2,5. Allora, nel frattempo vi do le misure, prima che lo vada a unire, della coppa taglia terza. Allora, inizio con 16 catenelle per un totale di 6 centimetri e mezzo. Di larghezza finito verrà 20 centimetri, eseguendo 10 giri. Ripeto, queste misure io le do perché se voi usate un altro cotone, un altro uncinetto, è ovvio che le misure cambiano, cioè i giri cambiano. Avendo i centimetri, voi potete sviluppare il vostro progetto. Allora, inizio, come ho già detto, con 16 catenelle. Io conto anche la prima, due, perché la mia prima diventa come se fosse un cerchio magico. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Dopo 16 catenelle, se vi può essere d'aiuto sulla sedicesima, mettete un segno, faccio 2 catenelle. Non vado sulla 1, 2, 3 tornando indietro, ma vado sulla quarta catenella e faccio una maglia alta, perché questa poi diventa una maglia alta, quindi sono 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. 16 va nella prima catenella che io non ho stretto tanto. 16. Qui faccio 17, che è il mio aumento, 2 catenelle e di nuovo nella stessa catenella altre 2 maglie alte. Stringo un pochettino questa catenella, vado subito sulla prima maglia alta e faccio le restanti 15 maglie alte. E con le altre 2 che abbiamo fatto diventano 17. Quindi 17 da un lato e 17 dall'altro lato. Finiamo il giro, una maglia alta su ogni maglia alta e poi le contiamo. Ho detto io il filo iniziale lo porto un po' dentro le maglie alte. Me lo porto dietro, dico io, un po' avanti, così non lo taglio subito, lo nascondo un po'. Adesso arrivo alla fine del giro, conto, ne sono 17. Allora, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Quindi 17 di qua e 17 di là.
dall'altro lato. 3 catenelle, giro il lavoro, vado sulla seconda maglia alta e faccio tutto il giro a maglia alta. Quindi 17 maglie alte, poi arriviamo nel centro e faccio i miei aumenti. Arriviamo in centro, il filo iniziale lo porto un po' dentro le maglie alte, me lo porto dietro, dico io, un po' avanti, così non lo taglio subito, lo nascondo un po'. Adesso arrivo alla fine del giro, conto che sono 17. Allora, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Quindi 17 di qua e 17 di là, dall'altro lato. 3 catenelle, giro il lavoro, vado sulla seconda maglia alta e faccio tutto il giro a maglia alta. Quindi 17 maglie alte. Poi arriviamo nel centro e faccio i miei aumenti. Arriviamo in centro. Allora, sono arrivate in centro, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Nel centro faccio 2 maglie alte, 1 e 2, 2 catenelle. Di nuovo 2 maglie alte sempre nel centro. E da questo lato 17 maglie alte più 2, 19. Andiamo fino alla fine del giro. Sto arrivando alla fine del giro. E ne devo avere 19, 18 e 19 la vado a prendere sulla catenella delle 3 catenelle iniziali. 1, 2, 3 catenelle, giro il lavoro e adesso di nuovo 19 più 2 nel centro. Mi raccomando, questa l'ultima maglia alta sopra le catenelle, che se no da un lato ne abbiamo uno in più e dall'altro uno in meno. Allora arriviamo in centro e le contiamo. 17, 19 e 21. Io lavoro sempre, i miei giri sono sempre a maglie dispari, così non mi posso sbagliare quando conto. Allora arriviamo in centro e le contiamo. Che io mi do sempre dei riferimenti. Allora, qui siamo arrivati in centro e dobbiamo avere 19. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. Adesso più 2 l'aumento. 1, 2. 2 catenelle, di nuovo 2 l'aumento e da questo lato sempre 19, una maglia alta su ogni maglia di base. A questo punto il lavoro va avanti così per 10 giri per avere una taglia terza. Allora mi fermo. L'ultima qui sulla terza catenella. Questi sono i riferimenti. Allora, adesso torniamo su questa coppa qui, perché tanto si va avanti sempre così, 19, poi faccio l'aumento nel centro per 10 giri.
che sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 10 giri. Finiti i 10 giri, io mi trovo con 35 maglie di qua e 35 maglie di qua. Dobbiamo essere perfette, se no il triangolo si sposta. Allora, abbandono il lilla. Finiti i 10 giri, spezzo il filo e preparo l'altra coppa uguale identica. Sempre con 10 giri, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Allora, arrivata a questo punto, ripeto, 35 maglie anche di qua. Adesso è importante mettere dritto con dritto. Io me ne accorgo da, per dire, qui ho finito qui, quindi è ovvio che il mio dritto è questo e si vede dalla catenella. Invece questa, il mio dritto è questo qui e il giro era finito qui. Quindi io prendo dritto con dritto e mi vado a unire con il centro e mi unisco a maglia bassissima. Allora, dritto con dritto, una catenella, finita la maglia alta, faccio una catenella e mi vado a unire da questo lato. Prendo la catenella e chiudo, sempre con catenella. Poi faccio una maglia bassa nella stessa maglia dove ho fatto la catenella. Poi 1, 2, 3, 4 catenelle, 1, 2, 3, sul 4 una maglia bassa. 1, 2, 3, 4 catenelle, 1, 2, 3, sulla quarta una maglia bassa. Quindi faccio gli archetti per prepararmi per il giro dei ventaglietti. 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. Due, tre, perfetto. 2, 3 e 4. 1, 2, 3 sulla quarta, che non mi deve tirare. 2, 3, 4 catenelle. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3 sulla quarta, una maglia bassa. 3, 4, 1, 2, 3, 4 in centro. 1, 2, 3, 4 e vado di nuovo in centro. 1, 2, 3, 4 catenelle. 1, 2, 3, 4. Quindi come da questo lato, così faccio anche di qua. 2, 4, 2, 4, perfetto. Che gli archetti devono essere uguali a destra e a sinistra. Poi li contiamo. 1, 2, 3 e 4. 3 e 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 catenelle. 1, 2, 3, 4. Le ultime 6 maglie, ho detto che devono essere uguali a destra e a sinistra. 2, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. A questo punto mi fermo perché sta ragazza praticamente ha tanto seno e quindi qui resterebbe scollato. Siccome lei mette il reggiseno sotto, se io vado fino in fondo, poi il reggiseno esce fuori. Allora cosa faccio? Queste ultime maglie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, faccio, mi alzo e faccio, inizio di qua la striscia per
alzarmi, così resta meno scollato. Se poi è una ragazzina, va bene anche a colla arrivate fino in fondo con gli archetti. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Quindi questo passaggio qui è facoltativo. Ripeto, se volete più scollato, andate fino e giù con gli archetti. Io invece che lo voglio meno scollato, mi creo una fascia laterale di qua e di qua. E la fascia laterale deve essere la metà, perché prendo il metro, questo l'avevamo già detto. Allora, se il nostro reggiseno è 10 e mezzo, io la fascia laterale la faccio 15 centimetri, un po' meno del davanti, perché dietro poi mettiamo la bottonatura, i laccettini, modello bustino facciamo, e arriviamo a 15 e mezzo. Ripeto, poi voi misuratevi sempre le vostre taglie. Allora io vado avanti così a maglia alta per 15 centimetri. 2, 3, giro il lavoro, la prima faccio maglia alta, una catenella, una maglia alta, così alleggerisco anche un po', una catenella, salto una maglia alta, una catenella e una maglia alta sopra la maglia alta. 1 2 3 4 5 6 7, allora qui senza la catenella, e 8. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, e me ne manca una. Qui non c'è la catenella. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. L'avevamo fatto giusto. E otto sopra le catenelle. E così sono 8 maglie alte con gli spazi. 3 e 1 4 spazio, una maglia alta, una catenella, una maglia alta, una catenella, una maglia alta e una maglia alta sulla catenella, che devono essere sempre 8. Quindi 1 2 3 4 5 6 7 8. 2 3, giro il lavoro. Da questo lato non c'è la catenella, una catenella. Potevo fare 9 maglie, così mi veniva una sì, una no, e veniva uguale l'inizio e la fine. Non importa, che tanto poi viene sempre tutto il perimetrale intorno. 2, 3. Qui ho saltato la catenella. Fatta 1 2 3, una catenella, maglia alta, catenella, maglia alta, catenella, maglia alta e maglia alta sulla catenella, e vado avanti così per 15 centimetri. Finisco l'ultimo giro, misuriamo, maglia alta, una catenella e chiude il lavoro. E così ho fatto 15 centimetri di laterale. Chiudo il lavoro di qua e comincio dall'altra parte e faccio lo stesso. 8 maglie alte, 2 4 6 7 8. Prendo il filo e faccio maglie alte, 2 3 catenelle, 2 3 5
6, 7 e 8. Prima l'abbiamo fatto tutto uguale, poi 1, 2, 3 catenelle, giro e lavoro, una maglia alta, facciamo come abbiamo fatto dall'altra parte, una catenella, salto 1, una maglia alta, una catenella, salto una maglia alta, una catenella, una maglia alta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 1, 2, 3, 4 catenelle, giro e lavoro, una maglia alta, 4 catenelle perché una è maglia alta e una è la catenella di separazione, una catenella. E qui invece avevamo due maglie alte senza la catenella. 1, 2, 3 catenelle, una maglia alta, una catenella, una maglia alta, una catenella, una maglia alta, una catenella. E andiamo avanti così 15 centimetri. Come abbiamo fatto dall'altro lato, e poi ci giriamo intorno con gli archetti, come abbiamo fatto da questo lato qui. Comunque arriviamo a 15 centimetri. Finito il 13° giro anche di qua, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, uguale come da questa parte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Taglio il filo e vado a fare gli archetti intorno intorno, così proseguo uguale. Quindi parto da dove abbiamo fatto la maglia alta e facciamo maglia bassa. Una catenella, maglia bassa. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 e 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Uno, due, tre e quattro. Uno, due, tre, quattro. E qui ci siamo trovati dentro l'archetto. Uno, due, tre, quattro nell'archetto. Uno, due, tre, quattro di nuovo nell'archetto. Così facciamo uguale. E poi 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. E andiamo avanti così fino al centro. 3, 4. Questo giro è indifferente. Io l'ho fatta adesso per farvi vedere come faccio gli archetti, ma si può fare alla fine di tutto il lavoro. Così non si spezza più volte il filo. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Contiamo che gli archetti siano giusti. 1, 2, 3, 4. 3 e 4. 1, 2, 3, 4. Qui dove abbiamo messo la spilla per non far girare il lavoro e la togliamo. 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
Siamo arrivati al centro. 3, 4. E siamo al centro. Mi unisco dall'altra parte. No, faccio la catenella e mi unisco, se no mi tiro un po'. Maglia bassissima, catenella e taglio il filo. A posto. E così abbiamo fatto gli archetti. Allora, dal centro vediamo che siano uguali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Perfetto. Sono uguali da un lato e dall'altro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e il centro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e il centro. Adesso mi preparo un giro di base. Inizio sempre dal lato dritto, che è questo, dal laterale e faccio tutto un giro di maglie alte. 1, 2, 3 catenelle, quindi in ogni, chiamiamola maglia alta, no? Questa qui, in ogni giro, due maglie alte, perché la maglia alta è 1 e 2. Questo filo lo porto un po' dietro, così lo taglio dopo. 1 e 2. Così faccio la base. Su ogni maglia alta, 2 maglie alte. È arrivato un nodo. E per iniziare quella base, no, la facciamo per iniziare il lavoro che dobbiamo fare. E facciamo un punto ventaglio. Andiamo avanti così fino alla fine del giro. Adesso vediamo. Ed su ogni maglia alta, due maglie alte. Di qua due, poi arriviamo lì sulla coppa e vediamo come fare. Perché questi sono i laterali. Sono arrivata sulla coppa. E faccio lo stesso, 2 maglie alte su ogni maglia alta. Andiamo avanti così fino alla fine del giro. Tutto così, fino alla fine. Sono nel centro della coppa, sempre 2, 2, 2. Qui dopo 2 vado qui proprio nel centro e ne faccio una, se no mi resta il buchetto. E poi ricominciamo sempre a fare 2 maglie alte in ogni maglia alta. Ci ricordiamo che quando arriviamo dall'altra parte facciamo la stessa cosa. Così si è chiusa. Se facevo due di qua e due di qua, restava sto spazio in mezzo. Allora, andiamo di nuovo avanti fino alla fine del giro. Arriviamo al centro delle coppe. 1, 2. 1, 2. Uno, due. Stiamo arrivando al centro. Due. Uno, due.
qui è il nostro centro e ne facciamo lo stesso due, uno e due. Qui c'ho il filo, me lo porto dietro dove abbiamo unito uno e due. I fili man mano li vado sempre togliendo. Arriviamo alla fine del giro. Mettiamolo ancora un po' avanti. Se ho paura ancora, si perde per strada. Ecco qua. Allora, arriviamo al centro e facciamo lo stesso lavoro. Tutte maglie alte. Avevo messo in marca punti. Due. Due. Di nuovo due e nel nostro centro una e poi di nuovo due, uno e due. Adesso andate avanti fino alla fine del giro. L'ultima l'ho fatta sulla prima catenella. 1, 2, 3, 4, iniziamo il nuovo giro e facciamo una maglia alta. 1, 2, 3, scusa. 1, 2, 3, che è la nostra maglia alta. Una maglia alta, una catenella. Salto una maglia alta, una catenella. E questo lo faccio per 3 giri, 1, 2, 3, 3 giri e poi iniziamo il motivo del ventaglio, giusto qui. Allora, andiamo avanti così per 3 giri, una maglia alta, una salto, una maglia alta, una catenella, una salto, una maglia alta, una catenella. Una catenella, un salto, una maglia alta, punto rete. Andiamo avanti così tutto il giro. Il giro dopo è uguale identico, quindi punto rete, diciamo punto rete per 3 giri. Mi avvicino così. 1, 2 e 3. Maglia alta sulla maglia alta separata da una catenella. Alla fine dei 3 giri cominciamo il motivo. Sto finendo il terzo giro di maglia a rete. Ultime due, maglia alta e maglia alta senza la catenella. Come iniziamo, finiamo 2 maglie alte senza catenelle, poi tutto punto rete. E di qua 2 maglie alte senza la catenella, tipo vivagno. Adesso 1, 2, 3, 4 catenelle. Giriamo il lavoro, saltiamo 1, 2, 3 e 4. Quindi ci prepariamo gli archetti. 4 catenelle, salto 1 e vado qui. 1, 2, 3, 4 catenelle, salto uno spazio e vado nell'altro. 3, 4, salto uno spazio e vado nello spazio, uno sì e uno no. Maglia bassa. 1, 2, 3, 4 catenelle, questo salto. Così ci prepariamo 2, 4 per fare
il punto ventaglio. 2, 3, 4. Un punto simile l'abbiamo già visto in un altro tutorial, ma questa volta l'ho fatto un po' diverso. Ho preso spunto su una foto di Pinterest. 2, 3, 4. Come dico ogni tanto, se c'è lo schema lo metto. Quando non c'è lo schema, io allargo la foto e cerco di capire come è fatto. E vado avanti così fino alla fine del giro e poi vediamo come cominciare il motivo. Sono arrivata quasi alla fine del giro, 1, 2, 3, 4 catenelle. 1, 2, 3, 4 e chiudo il mio giro, 2 e 4. Adesso faccio una catenella e mi fermo. Praticamente io per fare le conchiglie o ventagli mi devo dare un'indicazione. Allora, un ventaglio lo voglio giusto in centro e l'ho puntato qui. Per fare questo motivo io ho bisogno di multipli di 4. Quindi questo è il mio centro e faccio il primo ventaglio. 1, 2, 3, 4, secondo ventaglio. 1, 2, 3, 4, ventaglio. 1, 2, 3, 4, ventaglio. 1, 2, 3, 4, ventaglio. Quindi devo cominciare il lavoro facendo il ventaglio qui. E mi metto un segno, perché adesso vado a contare anche di là, dall'altro lato. Allora, qui viene il primo ventaglio. Questo è il mio centro, 1 2 3 4 ventaglio, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4. Perfetto, come a destra e a sinistra, quindi il ventaglio viene qui. Ok, detto questo, iniziamo subito il motivo. Poi semmai metto la foto del toppino del corpetto in grande, così voi potete dalla foto copiare i punti, no, cioè vedere i giri, come si fa in questo modo, ingrandendo. Aspetta che mi metto meglio. Questo qui è il motivo. Quindi facendo a multipli di 4, io ogni 4 archetti devo avere un ventaglio. Allora, ho presentato adesso il top rosso perché l'ho finito, 2, 3, 4. Ho finito prima di fare questo bianco. Allora, maglia bassa nel primo archetto. Togliamo la spilla e qui iniziamo subito i ventagli e faccio 8 maglie alte nell'arco, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. In quest'arco faccio una maglia bassa, 1, 2, 3, 4 catenelle e una maglia bassa nell'arco. 1, 2, 3, 4 catenelle, una maglia bassa. Nell'arco successivo 8 maglie alte, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Una maglia bassa nell'arco successivo. E così ho fatto i miei primi due ventagli. 1, 2, 3, 4, ventaglio. 2, 3 e 4.
Adesso 1, 2, 3, 4 catenelle, maglia bassa nell'arco, 1, 2, 3, 4 catenelle, maglia bassa nell'arco, 8 maglie alte. Allora, 2, 4, 5, 6, 7, 8 maglie alte, una maglia bassa nell'arco successivo. Vedete? Quindi tra un arco e l'altro, 1, 2, 3 e 4 e faccio l'arco. 1, 2, 3 e 4. E faccio l'arco così. Allora, facciamo ancora una volta e poi andiamo avanti fino alla fine del giro. 1, 2, 3, 4 catenelle. 1, 2, 3, 4 catenelle. Una maglia bassa. 8 maglie alte. 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Una maglia bassa. Andiamo in centro così vediamo che dove abbiamo puntato viene l'arco. 1, 2, 3, 4. Viene il ventaglio, scusate. 1, 2, 3, 4. Questo è il nostro centro e viene il ventaglio. Posso togliere il marcapunti. Quindi sono multipli di 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E 8, una maglia bassa, 1, 2, 3, 4 e una maglia bassa. Allora andiamo avanti fino alla fine del giro. Casomai non veniva qui l'arco nel centro, ma si spostava, potevo decidere di farlo. L'importante è che il centro sia uguale. Potevo farlo anche uno qui e uno qui. Se io non avevo il centro, non ci dobbiamo fissare per forza una regola. Per dire questo rosso, il centro era è qui e non mi è venuto. Quindi io mi sono spostata, ho calcolato il centro questo e mi sono spostata. Un arco l'ho fatto di qua. L'importante è che li facciamo uguali, che non vengono sfalsati, perché il centro, la punta del centro del seno è importante. Quindi o lo facciamo finire questo nel centro o dividiamo i due rapporti, metà di qua, metà di qua, fissando così. Quindi sono partita qui. 1, 2, 3, 4. Quindi il 3 è il nostro centro. Ok. Allora andiamo avanti così fino alla fine del giro. Come ho cominciato, così finisco. Quindi ultimo arco, una maglia bassa, una catenella e una maglia alta sulla terza catenella, perché avevamo cominciato con 4 catenelle. Archetto. E così io mi trovo subito per andare a lavorare il giro successivo. Allora, una catenella, una maglia alta, poi 1, 2, 3, 4 catenelle. Adesso su ogni maglia alta facciamo una maglia alta, una catenella, una maglia alta, una catenella. Una maglia alta, una catenella. Dobbiamo avere 8 maglie alte,
separate da una catenella. È importante contare sempre le maglie, perché se ne facciamo un in più o un in meno, poi non ci troviamo col giro successivo. 2, 4, 6, 8. 8 maglie alte separate da una catenella. Nell'arco una maglia bassa. 1, 2, 3, 4 catenelle, una maglia bassa. Subito sul ventaglio una maglia alta, una catenella, una maglia alta, una catenella. E questo è il secondo giro. Praticamente il ventaglio si allarga, si apre. Qui si apre e qui si chiudono le catenelle, che qui erano due archi, qui è diventato un arco. Vedete, sotto ne avevamo 3, 2, 1. Questi sono i riferimenti. Casomai sbagliamo, ce ne accorgiamo subito. Abituata a darmi sempre dei riferimenti io. O metto le spille o mi do dei riferimenti, così non sbaglio. Più conto. E allora, perché si fa? Questa qui fa parte dell'arco. 2, 4, 6, 8. Una maglia bassa. 1, 2, 3, 4 catenelle, una maglia bassa. Subito sul ventaglio una maglia alta, una catenella, una maglia alta, una catenella. Allora andiamo avanti così fino alla fine del giro. Sto finendo il giro. Ultimo ventaglio. Una maglia alta, una catenella, una maglia alta, una catenella. E poi facciamo il terzo giro. Allora, 2, 4, 6, 8. Maglia bassa. Però qui dobbiamo cominciare il giro, quindi ho fatto una catenella e una maglia alta. Così ci troviamo come dall'altro lato, in questo modo. Adesso sempre 1, 2, 3, 4 catenelle, giriamo il lavoro. Su ogni maglia alta, una maglia alta non chiusa, una maglia alta non chiusa, chiudo tutte insieme una catenella. Quindi sulla maglia alta. Una maglia alta non chiusa, una maglia alta non chiusa, chiudo tutte insieme una catenella. Quindi ne facciamo 8. Maglia alta non chiusa, chiudo tutto insieme. Maglia alta, chiudo, 1, 1, 2 e chiudo. Qui è sempre facile che ne perdo una. E allora le conto. Ok, 8. 2, 4, 6, 8. Nell'arco una maglia bassa e poi subito sul ventaglio due maglie alte non chiuse, una catenella. 2 maglie alte non chiuse e una catenella. E andiamo avanti così fino alla fine del giro. Sempre uguale. Così il nostro ventaglio è finito, il rapporto del ventaglio, e comincia l'altro. Quindi iniziamo ancora l'altro giro e poi si va avanti finché si vuole. È importante averne 8.
una catenella. Due, quattro, sei, otto, una maglia bassa nell'arco e di nuovo il ventaglio, due maglie alte non chiuse, una catenella, due maglie alte non chiuse, una catenella. Andiamo avanti fino alla fine del giro e questo è il nostro, i nostri ventagli. Finito il giro, 2, 4, 6, 8 maglie alte insieme, suddivise, separate da una catenella. Una catenella e una maglia alta sulla catenella. 1, 2, 3, 4, giro il lavoro. Vado nello spazio delle prime due maglie alte e faccio una maglia bassa. 1, 2, 3, 4, salto 1 e 2, una maglia bassa. Praticamente rifaccio gli archetti per prepararmi per il nuovo ventaglio. 1, 2, 3, 4 catenelle. Allora, qui salto 2, 2, qui ce n'è una, salto una da questa parte e chiudo a maglia bassa. Vediamo ancora. 1, 2, 3, 4 catenelle, salto 1 e 2, maglia bassa. 1, 2, 3, 4 catenelle, 1, 2, maglia bassa. 1, 2, 3, 4, 1, 2, salto, maglia bassa, resta l'ultima. 1, 2, 3, 4, salto, 1, 2, vado qui, maglia bassa. Questo si devono trovare poi sempre, per dire qui dove ho fatto l'archetto, qui andrò a fare di nuovo il ventaglio. Quindi sempre devo andare a rapporti. Ogni tanto mi mancano le parole. Centro con centro, perché i ventagli devono venire uno sopra l'altro. 1, 2, 3, 4, salto 2, maglia bassa. 1, 2, 3, 4 catenelle, maglia bassa. 3, 4. Per quello dico, è importante non saltare mai una maglia, se no poi non ci troviamo per fare il giro successivo. 4, salto 1, 2, negli spazi faccio maglia bassa. 1, 2, salto, maglia bassa. 2, 3, 4. E andiamo avanti così fino alla fine del giro. Iniziamo il giro e poi proseguiamo i ventagli che vogliamo fare. Se vogliamo fare due rapporti, tre rapporti, così la lunghezza del corpetto viene più lungo o più corto, perché io volendo mi potrei anche fermare qui. Finisco il giro, 1, 2 e una maglia alta sulla catenella. Adesso qui viene il mio primo archetto, quindi una catenella, giro il lavoro, 1, 2, 3, 4, che avevo già fatto, una maglia bassa. Adesso qui 8 maglie alte, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Una maglia bassa, 1, 2, 3, 4 catenelle, una maglia bassa, 2, 3, 4 catenelle, una maglia bassa,
Questo l'archetto, il secondo ventaglio, 8 maglie alte. Come vedete, è uguale identico al giro di sotto. Quindi ventaglio su ventaglio, in questo modo. Ripeto, andiamo avanti se vogliamo fare 2 o 3 ventagli. Io qui mi sono fermata a 2. Invece sull'altro top ne ho fatti 3 perché l'hanno voluto un pochettino più lungo. Allora, finiti gli archetti, scusate, finiti i ventagli, ho ancora una cosa. L'ultimo giro, se finisco con il dritto, dal lato dritto, posso anche non fare la rifinitura. Diversamente, sull'ultimo giro io ho creato questi archetti, così, ma lo vediamo poi insieme quando finisco il ventaglio. Lo facciamo insieme l'ultimo giro. Adesso possiamo fare rifinire il reggiseno perché noi qui l'abbiamo lasciato con gli archetti a catenelle, quindi li andiamo a riempire. Questi archetti. Allora lascio che poi finisco il ventaglio sotto e vado a riempire questi archetti. Allora parto dalla punta, prendo un gomitolo, vado. Allora il mio dritto è questo, che lo vediamo dall'ultimo giro della maglia alta, è questo. Quindi vado dal lato dritto e faccio gli archetti. Parto di qua dalla punta. 1 e riempio. Questo filo lo porto un po' dietro. Tutto a maglia bassa, 1, 2, 1, 2, rifinisco tutto a maglia bassa, 2, stavo facendo 3, arriviamo sopra gli archetti, sopra le coppe del reggiseno, 1, 2, 1, 2, non faccio 3, se no poi viene troppo ondulato. Uno può dire: ho iniziato con 3 catenelle, la maglia alta, ma le catenelle sono diverse dalle maglie basse. Maglia bassa tende a cedere di più. Quindi arrivo alla coppa. 1, 2, questo filo volendo lo potevo anche tagliare, abbiamo portato dietro già per un po'. Adesso qui ancora 1 e 2, e qui invece abbiamo 4 catenelle e faccio 1, 2, 3, 4 e 5, quindi su ogni archetto faccio 5 maglie basse, 3, 4 e 5, 1, 2, 3, 4 e 5, 3, 4 e 5, e andiamo avanti così tutto intorno, sempre 5 5 5, e poi quando arriviamo qui vediamo come fare la scollatura per salire un pochettino. La vado a unire, se no resta troppo scollato, troppo aperto. Allora sempre 5 maglie basse in ogni archetto. Sono arrivata quasi alla fine degli archetti,
1, 2, 3, 4, 5 degli archetti della coppa. Allora, l'ultimo faccio così perché volevo salire un po' per non renderlo troppo scollato. 1, 2, 3. Mi vado e faccio 1, 2 e 3. Vado sul primo arco dell'altra coppa e faccio 3 e 3, così mi sono unita. Poi 1, 2, una catenella sul secondo dell'ultimo arco. Prendo 1, 2, il centro che è la terza e faccio una catenella, mi unisco. 1, 2 e 3 e poi nell'arco successivo sempre 5. Adesso vediamo se allora così e ci siamo uniti in questo modo. Lo ripeto così resta più che io. A volte vado un po' veloce. Allora, penultima, 5 maglie basse. Nell'ultimo ne faccio 3, 1, 2, 3. Vado nel primo arco dell'altra coppa e faccio 1, 2, 3 maglie basse. Nell'altro arco 2 maglie basse, una catenella. Mi unisco nel centro dell'arco dell'altra coppa, una catenella e 3 maglie basse, perché due le abbiamo già fatte. E poi di nuovo tutte 5, 5, 5, 2, 3, 4, 5 maglie basse dentro ogni archetto. 2, 3, 4. 4 e 5. 1, 2, 3, 4 e 5. E andiamo avanti così fino alla fine, come abbiamo fatto da questo lato, così facciamo anche da questo lato, finiti gli archi, 2 maglie basse in ogni spazio di maglia alta. Poi io finisco qui le conchiglie e vediamo come rifinire sotto. E ancora abbiamo il passaggio delle spalline. Dobbiamo fare ancora le spalline. Sono alla fine dell'ultimo arco. 2, 4, 2, 4, 6, 7. 2 maglie alte non chiuse, una catenella. 2 maglie alte non chiuse. E una catenella che abbiamo finito il giro e maglia bassa, così l'arco l'ho chiuso. Adesso, come vi avevo già detto prima, io l'ultimo giro sono dal lato dritto, invece la coppa, la rifinitura è il rovescio, quindi io devo finire tutto il mio lavoro dal dritto, che è più bello perché io dico sempre che il dritto è quello che definisce il lavoro e quindi mi fermo a due archi perché anche se facevo due archi, due ventagli, due rapporti di ventagli, anche se faccio tre ventagli, tre rapporti di ventagli, finisco sempre dal lato rovescio. E quindi per rifinire l'ultimo giro lo faccio in questo modo. Rifinisco così, in questo modo. Invece il lilla che avevo fatto vedere all'inizio, che ho fatto tre archetti, ma pur facendo tre archetti mi sono trovata all'ultimo giro dal lato rovescio, dal lato dritto, non ho fatto niente, perché ho finito già con dritto e dritto è la mia rifinitura di reggiseno, perché quello è quello che, ripeto, io dico a parole mie, quello che comanda come io devo finire.
Devo finire dal lato dritto qui, dal lato dritto qui, che il lavoro resta molto più bello. Allora, adesso per rifinire faccio così. Una catenella, giro il lavoro, una maglia bassa e poi faccio 1, 2, 3 catenelle, una maglia bassa, vado nell'arco e faccio 1, 2, 3 catenelle, una maglia bassa. Faccio dei picot nello spazio. Una maglia bassa, 1, 2, 3 catenelle, una maglia bassa. Nell'altro archetto, 1, 2, 3 e una maglia bassa. E di nuovo, 1, 2, 3, una maglia bassa nello stesso spazio. 1, 2, 3. Una maglia bassa, quindi ho fatto 2, 4, 6 picot, una maglia bassa, una catenella, una maglia bassa sulla maglia bassa, una catenella, una maglia bassa nel primo spazio, nel secondo una maglia bassa e inizio di nuovo i picot. 1, 2, 3 catenelle, una maglia bassa, una maglia bassa, 1, 2, 3, una maglia bassa, nello stesso spazio. 1, 2, 3 e una maglia bassa. 1, 2, 3 e una maglia bassa. Maglia bassa, catenella, l'ultimo non lo faccio, maglia bassa sulla maglia bassa, una catenella, una maglia bassa, una catenella, una maglia bassa e picot. 3 catenelle e una maglia bassa. Una maglia bassa, 1, 2 e 3. E andiamo avanti così fino alla fine del giro. 3 e 1. In questo modo, fino alla fine del giro. Allora, finiamo il giro e poi vediamo come rifinire il laterale. E poi o mettiamo i bottoni o facciamo questo cordino sempre all'uncinetto per chiuderlo dietro. I bottoni si possono mettere perché poi si vengono a formare queste asoline. Allora, finiamo il giro, poi vediamo la rifinitura e la spallina. Ancora due passaggi. Ultimo arco, una maglia bassa, una catenella, una maglia bassa sulla maglia bassa, una catenella. Una maglia bassa nelle prime due maglie alte, una catenella, una maglia bassa, 1, 2, 3 punti picot, una maglia bassa, 1, 2, 3, una maglia bassa nello stesso spazio, 1, 2, 3 e una maglia bassa, 3. E una maglia bassa nello stesso spazio. 1, 2, 3 catenelle, una maglia bassa. Ultima, una maglia bassa. E così abbiamo finito il nostro ultimo giro. Vedete, subito prende un'altra forma con la rifinitura. Quindi l'ultimo giro deve essere dal lato dritto come è il lato dritto delle coppe. La rifinitura. Adesso qui non spezzo il filo, rifinisco il giro, mi preparo per le asoline. Quindi dentro ogni maglia alta faccio 3 maglie basse, 1, 2 e 3. Così creo un'asolina. 1, 2,
3 maglie basse, 1, 2, 3 maglie basse, 1, 2, 3 maglie basse in ogni archetto. E queste sono le asoline per mettere il cordino. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3 maglie basse. Qui c'è la maglia alta. 1, 2, 3. Ne faccio una in più invece che due, giusto per allargare un po' l'asolina. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Se vedo che viene troppo ondulato, ma non viene, riduco di una. 1, 2, 3. 1, 2, 3. E l'ultima. 1, 2. E mi aggancio alla prima maglia bassa. In questo modo. Una catenella e spezzo il filo. Come abbiamo fatto di qua, facciamo dall'altro lato. Ok, ripeto, se vedo che è un po' ondulato, riduco di una maglia, ma non mi sembra. Allora facciamo poi l'altro lato. Adesso le spalline. Allora, dal lato dritto iniziamo e facciamo questo motivo. Questo motivo qui. Intanto si vede male la telecamera. Ok, così. È un po' buia. Speriamo che voi vedete meglio. Allora, qui abbiamo le 5, 1, 2, 3, 4, 5 maglie basse, che abbiamo fatto 5 in ogni archetto. Andiamo sulla prima. Allora, 5, la seconda. E faccio 1, 2, 3 catenelle per iniziare il giro. Poi 1, 2, maglie alte non chiuse. Chiudo tutto insieme, 2 catenelle. Vado sull'altra, maglia bassa e faccio 1. 2, 3 maglie alte non chiuse, e si apre il filo e chiudo tutto insieme. 1, 2, 3 catenelle, giro il lavoro in questo spazio qui, faccio 1, 2 maglie alte non chiuse, 2 catenelle. E di nuovo 3 maglie alte non chiuse. Intanto si apre il filo. Ok, lo rifaccio. Allora 1, 2 e 3. 1, 2, 3 catenelle, giro il lavoro, 2 maglie alte non chiuse. Chiudo tutti insieme, 2 catenelle, 1 e 2 e 3 maglie alte non chiuse, chiudo tutto insieme, 1, 2, 3 catenelle, giro, sempre nello spazio, la prima volta faccio 2 maglie alte non chiuse, perché le 3 catenelle fanno la nostra maglia alta. Chiudo tutti insieme, 2 catenelle, 3 maglie alte non chiuse e chiudo tutto insieme. 1, 2, 3 catenelle, giro il lavoro e vado avanti così finché voglio la lunghezza della mia spallina. Io non l'ho misurata, ma adesso la misuro insieme a voi.
Ok, perché la spallina può essere fissa, come può essere da legare dietro il collo. Lì decidete poi voi come la volete mettere. Allora, questo rosso l'ho fatta lunga 27 giri per una lunghezza 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 27 giri per una lunghezza totale di scappa 44-45 centimetri. Io l'ho fatta un pochettino lunga perché la vado a legare dietro il collo così e quindi ho modo di fare il fiocco così. Rifacciamo. No. Ecco qui. Ho modo di fare il fiocco o il nodo, questo è facoltativo. Se poi lo voglio mettere, tanto la voce mi abbandona, mannaggia. Se poi lo voglio mettere incrociato, posso mettere un bottone da questo lato, così ho qui posso agganciare dove voglio la lunghezza che voglio, perché queste qua vengono a formarsi come delle asoline. Quindi il bottone fisso lo metto sul toppino e qui abbottono come voglio. Allora, adesso vediamo come fare il cordino. Il cordino, prendiamo il filo, prendiamo il filo rosso perché il bianco è legato. Ho spezzato, se no, no, è legato alla spallina. Ok, allora il cordino si fa così. Io ho fatto lungo 1 metro di catenella, ma mi è risultato appena appena giusto con 1 metro, perché se io poi mi voglio allargare non mi resta. Facciamola lungo 1,20 m la cordina. Allora, tutte catenelle fino ad arrivare a 1,20 m. 3 catenelle così. Allora, arrivato a 1,20 m, mi giro e faccio su ogni catenella una maglia bassissima. In questo modo. Ho fatte le catenelle lunghe 1,20 m, poi girate, cioè no, girate, tornate indietro facendo punto a maglia bassissima e viene questo cordino in questo modo così. Intanto la telecamera viene scura. Ok, in questo modo fatto il cordino, come vi dicevo, io in ogni asolina che ho fatto vado a metterlo proprio a modello come fossero i lacci delle scarpe, così l'ho incrociato. Perfetto. Allora, penso proprio di aver detto tutto. Caso mai qualche passaggio non è stato chiaro, chiedete pure. Vi do la misura di questo corpetto, taglia 46. Mi è venuto finito 37 centimetri, quindi 37 se, sarebbero 74 di circonferenza torace, una taglia 46. Poi volendo posso stringerlo qui. Ok, detto tutto, se questo progetto vi è piaciuto, cliccate mi piace, scrivetevi numerose e chiedete pure se ci sono dei dubbi. Io cerco di rispondere il più presto possibile. Grazie a tutti di seguirmi. Ciao ciao, a presto in un altro progetto. Ciao a tutte.